We Are Guru presenta Dinner Stories e questa sera, perché sera, siamo alla fine del corso, abbiamo Alessandro Fabbri, sceneggiatore. Una sola parola, perché abbiamo avuto un sacco di ospiti, di produttore, distributore, regista, sceneggiatore. Beh, alla fine chi è davvero importante? Quelli che inventano le storie, gli altri in realtà. Gli altri arrivano dopo. Esatto, arrivano dopo. Bene, allora, siamo felicissimi, tanto, come sai, Dinner Stories è un format in cui si parla di cibo, siamo nello spazio di studio Food 33. Ottimo argomento, sì. Ma per raccontare poi quello che è il tuo lavoro, la tua professione, e come dire, sappiamo che creatività e cibo in qualche modo vanno assolutamente connesse. E l'uomo che c'è alle nostre spalle è uno chef, è lo chef Antonio Labriola, con l'accento tonico sulla O, che sta preparando qualcosa per darti il benvenuto allo studio Food. Allora, Dinner Stories, ti dicevo, è un format di interviste in cui esperti, diciamo, del mondo della narrazione e dei media ci raccontano come il cibo, come anche grandi appuntamenti, perché si dice la creatività a tavola funziona meglio, hanno vissuto pranzi e cene che hanno cambiato la loro vita. Poi, insomma, da lì si parte, quindi... Merende anche. Merende, ci sta, infatti. Quindi, insomma, a te la parola, c'è un episodio che... Intanto il rapporto col cibo e la scrittura è un po' un continuo che va giustamente controllato e dosato, ma per me scrivere il vero momento, al di là delle riunioni, delle discussioni, quando sono da solo nel mio studio davanti al computer, si compone anche di tragitti verso la cucina. Okay. Dove la mente ancora sta friggendo altro, però il corpo chiede giustamente il suo... Sostanze che entrino, quindi si apre il frigo e quasi alla cieca quello che c'è, si prende e quello alimenta, ma a parte gli scherzi, il cibo è emozione, no? Cioè è affettività, emozione, ti parla sempre di casa, o per sovrapposizione o per differenza. Ogni volta è un viaggio nella memoria. Ogni buon piatto ti riporta a qualcos'altro che hai già vissuto o ti fa sognare qualcosa che non hai ancora vissuto. Io mi ricordo in un ristorante a Roma questo cappelletto, io sono romagnolo, okay. Per cui il cappelletto per me era casa, il pranzo la domenica dalla nonna, quindi la cosa più familiare e calda possibile, in un brodetto orientale. Sono luoghi che immagino che non ho mai visitato. Tutte e due le cose nello stesso piatto ho avuto l'effetto Ratatouille. Mi sono praticamente quasi commosso. Sì, c'era un mix di voglia spericolata, di lontananza da casa e casa pura. Tutte le cose nello stesso piatto. A Roma tu hai trovato un ristorante che faceva il cappelletto come in Romagna. Esattamente, in un brodo di sapore, stile vegetale orientale. È un antipasto, è una battuta al coltello per rimanere sempre in tema con la tradizione piemontese. Una cipolla di Tropea che è stata solo sbollentata, mentre l'altra marinata nell'umeboshi, che è un aceto di prugne salate giapponesi, una stracciatella del basilico, del finocchietto e dell'anduia calabra. Ho voluto raggruppare un po' tutta l'Italia perché, dato che so che la serie 1992 comunque parla di un periodo veramente importante della storia italiana, qui ho voluto racchiudere tutta l'Italia. Poi, perfetto. Io non ve l'ho messo, ma qui solitamente manca una parte croccante, perché oggi come oggi, se non metti il croccante in cucina non sei nessuno, quindi vado a prendere le nocciole e ve le porto. Ah, ok, aspettiamo la parte crunchy. Che dici? Allora io ti do, guarda, sono addirittura... Bellissima. Si può assaggiare? Ah no, dobbiamo aspettare la parte crunchy. Io aspetto il permesso dello chef. Se non c'è il croccante, signori, poi mi cacciano da tutti gli albi dei cuochi. Ora ci siamo. D'Italia. Prego. Grazie. Assaggiamo. Beh, resta qui con noi così. Bene, immagino così che... mi dite se è buono oppure no. Funzionale. Squisita, sì. La cipolla. Bene. Questa. Ma visto che sei lucano... Sì. Io sono dell'idea che... si debbano difendere i piatti della tradizione, ma tutta l'Italia ha un patrimonio gastronomico che va difeso, e io percepisco la cucina come un grande viaggio, e siccome dal sud sono venuto qui in Piemonte, il Piemonte mi ha ospitato, cerco di rendergli omaggio ma senza tralasciare le mie origini e la mia parte di sud, quindi qui nella burrata, nella stracciatella, nella cipolla rossa di Tropea, nel finocchietto
che è tipico della nostra tradizione lucania, fare le salsicce con il finocchietto, quindi è stato un voler omaggiare il mio percorso fino ad arrivare qui. E dei personaggi di una fra le serie che ha scritto e sta scrivendo Alessandro, c'è qualcuno che ti è vicino? Beh, non posso che protendere per... So già cosa sta per dire. Per forza. Siamo anche compaesani, come si può dire, però Antonio Gerardi, perché essendo lucano, poi in quel caso lì rispecchia anche la legalità, quindi si protende sempre per quella parte. Grandissimo quella parte. Antonio. Poi sì, un grande attore. Io ormai, quando penso a Di Pietro, per me è Antonio Gerardi, cioè si è pixelata in modo sempre progressivo l'immagine del vero Di Pietro fino a svanire, per me è quello lì. È stato bravissimo. Sì, poi io la deformazione professionale, ormai penso a Di Pietro, penso a Gerardi, che ha fatto un lavoro splendido. Bene, allora Alessandro è arrivata la battuta, e perfino il piatto bianco-nero, quindi... Sono già a posto. Tutto il resto è un di più ben accetto. Intanto vediamo che lì c'è qualcos'altro. Antonio sa, lo so. Poi vedremo che cosa bolle in pentola. Poi è altamente personale il rapporto, certo, col cibo. Ogni piatto parla in modo diverso a chi lo consuma, come ogni storia parla in modo diverso a chi la guarda o chi la legge. Amo molto il cibo e amo la sensazione di comprendere forse un po' di più la terra da cui viene, perché poi in Italia significa anche questo, abbiamo tante culture una vicina all'altra e ciascuna esprime una cultura culinaria diversa dalle altre. È un piacere viaggiare in Italia anche e soprattutto per questo. Ma ho divagato. No, ma tu stai lavorando a numerose serie adesso, hai scritto 1992, 1993, 1994, che nel momento in cui stiamo registrando questa intervista è chiuso? Sì, si sta ultimando il montaggio, che è praticamente finito, si stanno dando gli ultimi ritocchi ai titoli di testa, che si rinnovano un po' ogni anno, quindi anche lì devono avere il loro stile, il loro elemento di continuità e di novità, ed è pronto sostanzialmente. Il piatto è pronto, sì. E a differenza della cucina bisogna aspettare qualche mese ancora per cui esca, però. Però il principio è quello, è comunque tanto tempo per cucinare e poi il consumo è molto più veloce. Sì, esatto. Infatti col cibo preferisco stare dal lato tavola. Velocemente. No, con la scrittura devi capire gli ingredienti anche lì, soprattutto quando fai una serie, un film è un po' diverso. Dai, parliamo degli ingredienti, gli ingredienti per fare un film e gli ingredienti per fare una serie. Quali ingredienti ci vanno? Allora, più per fare una serie? Un film è come un racconto, una serie è come un romanzo. Quindi un film, paragonandolo ad un piatto, ha bisogno di pochissimi ingredienti che però si abbinano perfettamente tra loro e vanno a creare qualcosa di unico, e anche lì ci deve essere qualcosa di riconoscibile che faccia sentire il pubblico di non essere su Marte improvvisamente, ma accompagnarlo. Allora quell'elemento familiare può essere un genere, un poliziesco, un noir, un melò, un film storico, qualcosa che gli faccia funzionare la memoria, anche lì come il cibo, che lo riporti a un'esperienza già vissuta in quel territorio. Però a quell'ingrediente lì devi aggiungere tocchi di originalità, abbinamenti spiazzanti e diversi, ma è un piatto minimal creativamente, non vuol dire più facile, vuol dire solo con meno cose che devono sprigionare tutto il loro significato. La serie invece è come fare una paella, sì, con gli avanzi del giorno prima, il cibo che non hai ancora comprato, che bleffi e fai finta di averlo già, quello che hai appena comprato, altre cose che ti inventi tu, ci metti dentro veramente tanta roba e devi capire il balance di questo putpourri di cose che, soprattutto quando inventi una serie nuova e scrivi la prima stagione, è imprevedibile. Per cui, a differenza che in cucina, puoi un po' correggere la rotta perché ci vogliono settimane, mesi per comporre questa ricetta, ma non avendo davanti ancora nessuno che l'assaggia, diventa tutta una scommessa sulla speranza, sul futuro, un atto di fede che quel piatto lì profumi e sappia di buono quando è il momento. Poi nella cucina, nella tua cucina creativa, insomma, non lavori spesso da solo, no. Lavori spesso con altri chef. Sì.
quindi con... O sous chef. Poi immagino tra l'altro appunto, sì, condividendo grandi giornate in Writer's Room con i tuoi colleghi sceneggiatori, farete anche un sacco di pranzi e cene, certo, no? Beh, e come vanno questi pranzi creativi in cui poi comunque interrompete il lavoro, sì, con il cervello o che frigge, sì, sì. Poi vi sedete a tavola o dove insomma o, e poi dove sapete che dovete riprendere, sì, quindi come sono quei pranzi creativi? Ma io li trovo sempre fantastici, anche perché devo dire sono uno dei più bravi veramente a staccare e il cibo è uno di quegli elementi che subito mi cattura la mente, il cervello e le emozioni e riesco a smettere di parlare di lavoro. Una cosa che sono meno bravo a fare è continuare a ruota a parlare di lavoro mentre si mangia, cosa che altri invece sono bravissimi a fare gustandosi pure il cibo. Io no, sarà che sono monotasking. Però è vero che quella pausa lì, lavorando spesso in gruppo, perché le serie 90% delle volte è lavoro di gruppo, e quindi discussione, parola, discutere, parlare tantissimo insieme, è un momento imprescindibile. Anche la banale, semplice scelta di dove andare a mangiare, dopo una settimana che ti vedi, cambiare posto, certo, è una parte di un rituale. Sarà che siamo italiani, ma quel momento lì non viene mai tralasciato. A volte ordiniamo il cibo e arriva nella stanza, più delle volte usciamo, anche un modo, okay, per scoprire la città e il quartiere in cui siamo di volta in volta, perché poi spesso si lavora a casa, quindi facendo a turno ti ritrovi in luoghi diversi ogni volta, con ristoranti diversi, con offerte diverse, sperimenti. E questo aiuta sempre. Poi c'è il momento doloroso di ritorno al lavoro dopo, ovviamente. Certo, okay. Aiuta il caffè, aiuta a stare in poltrona un attimo, fingendo di ascoltare quando in realtà il cervello è spento. Però come si fa senza cibo? Serve anche di merenda, di accompagnamento. Parlavo di merende prima. Il frigo. Sì, il frigo che arriva ad aiutarti. E invece nel percorso della tua carriera c'è stato un pranzo, quello, no, che tu riesci a identificare, come dire, cioè, torno indietro con la memoria effettivamente quel pranzo, che poi, come dire, è sempre anche l'incontro, no? Sì, con una persona. Cioè, ce n'è uno in particolare che ricordi con piacere, anche se non è un pranzo, una cena, insomma. Sì, ricordo tanti pranzi e cene. Dicevamo prima, scherzando, la vita è un po' come i film, anzi, i film sono un po' come la vita, si compongono di trama e subplot. La trama è... Okay. L'inseguimento di un obiettivo importantissimo, e il subplot sono i nostri rapporti personali, che poi in realtà sono la nostra vita. E quindi tendenzialmente i pranzi sono più sulla trama e le cene più sul subplot. Pranzi importanti per me ce ne sono stati tanti. In realtà la vera risposta più sincera a questa domanda è collegata a un luogo, non tanto alle persone con cui ho pranzato lì. Proprio perché ho pranzato con tante persone diverse e sono stati tutti pranzi importanti in quel posto lì. Perché è importante? Perché erano i miei primi anni a Roma, il mio primo anno, ormai lontano 2005. Quanti ne avevi? Avevo 26, 27 anni circa. Ok, quindi avevi lasciato Ravenna. E sì, nuova vita, capelletti mi venivano dati nel baule della macchina con la valigia e le cose, poi li mettevo in freezer e facevo la cena romagnola, abitudine che non ho perso, con la piada e i cappelletti e il ragù fatto in casa. Ma a Roma poi ho scoperto la cucina romana, che amo tantissimo, e c'era sotto al gazzometro, per chi conosce Roma capirà subito, per chi non la conosce, insomma, in zona sud, nel quartiere Ostiense, c'era questo posto senza insegne fuori, quindi suppongo del tutto abusivo, fuori regola, con due vecchietti nonnetti favolosi che si chiamavano Pierino e Lia. Lui cucinava con una specie di grembiule di quelli che hanno i meccanici addosso, azzurro. Erano tenerissimi, simpaticissimi, e con 5-6 euro ti davano la cacio e pepe stupenda, la pasta con i broccoli, la matriciana, insomma quelle 4-5 cose che componevano, che compongono la cucina romana tradizionale. Tavoli di plastica, tutto veramente estremo nella sua favolosa povertà. E lì era
come dire, il primo posto che ho sentito mio nella nuova città, con nuovi amici, nuove abitudini, nuovo lavoro, e lì piano piano ho invitato amici, colleghi, per fargli scoprire poi in fondo forse quelli che erano i miei gusti in realtà, perché quando vai in un posto nuovo, già trovare il ristorante che ti veste bene, che ti fa sentire a tuo agio, ti fa sentire a casa, è importantissimo. E lì ho fatto tante discussioni di lavoro, discussioni di cazzeggio, è stato il mio, in realtà, il mio inizio, il mio mestiere, è passato da lì. È partito anche l'amore per la città in cui tuttora vivo, che fa parte del mio mestiere, è tutto connesso. È molto bello perché, come dire, no, hai raccontato del tuo arrivo in una città, tra l'altro poi professionalmente tu hai anche, dal punto di vista della scrittura, attraversato anche varie fasi creative, no? Tu hai cominciato come romanziere, di fatto, e poi dopo sceneggiatura. E poi sì. L'esordio è stato La doppia ora. Sì, il primo romanzo ne è stato fatto un film e poi non avrei mai sperato di vivere scrivendo, era un compito quasi impossibile. E in realtà scrivere oggi e farne davvero il tuo mestiere, tolte rare, fortunate eccezioni, si tratta di scrivere sceneggiatura. Ma poi in realtà già quando scrivevo narrativa mi immaginavo come sarebbe stato il film. Diciamo, col mestiere di adesso ho azzerato questa distanza, perché scrivi direttamente quello che vuoi che venga visto e udito durante un film o una serie. Per questo amo molto anche la scrittura di sceneggiatura, e chissà, magari tornerò alla narrativa, che non dimentico mai, peraltro. Vabbè, peraltro, come dire, due stili di cucina diversi. Anche un romanzo. Sì, esatto, sì. È bello contaminare, continuare a mixare. Ci hai raccontato del plot, però poi non ci hai raccontato del... Ah, giusto. È lì sono più timido, giusto. Adesso c'è il subplot, la sera. La cena, non posso non dire, era un ristorante molto buono a Roma, la prima cena che ho fatto con quella che sarebbe diventata la mia attuale compagna, Laura. Sai quelle cene dove proprio ti impegni, vuoi fare bella figura, c'erano tutte quelle cose lì. Un po' romantico bisogna essere, un po' lo sono, e mi ricordo quella cena ancora, perché lì è facile leggere la vita tornando indietro, in realtà è un flusso continuo, però in effetti ci sono certe giornate che ti cambiano. Torni indietro e dici, ah, però se fosse andata male in quel momento, se fosse andata in modo diverso, se fossero state spese altre parole, adesso magari la mia vita sarebbe completamente diversa, e da quella cena è passato tanto di questo, di questa energia, per cui me la ricordo. Esatto. Ti capita anche di cenare fuori? Sì, io ceno fuori molto spesso, poi amo cenare fuori, amo andare al ristorante, amo sperimentare nuovi posti, cucine anche non italiane, amo molto il rapporto con il cibo, e ultimamente lo cerco più o meno di saperne un po' di più, di raffinarlo un po' di più, per gustarmelo anche di più. Più sai le cose, più quando ti arrivano davanti le puoi gustare. Quindi quando viaggio è una delle prime cose a cui penso. Dove andiamo a mangiare? Anche perché, vabbè, poi insomma noi ci conosciamo e quindi credo si possano raccontare anche alcune cose interessanti del tuo mestiere di sceneggiatore, che comunque tu dicevi, come il cibo è un momento per staccare, no? Dall'attività professionale creativa, poi durante l'anno ci sono un paio di periodi in cui tu stacchi proprio e ti allontani dall'Italia, vai a Panama, vai a Ibiza, è vero, come dire, a ricaricare, raccontaci, i miei sistemi. Vabbè, lì passa dall'amore per il mare che porta con sé, fra l'altro la cucina non si stacca mai, perché i piatti di pesce sono tendenzialmente i miei preferiti. Però io ho i miei posti speciali nel mondo in cui cerco di tornare sempre, almeno una volta all'anno. Una è sempre legata a quei famosi inizi di cui parlavo prima, che è la mia casetta a Panama, cioè la mia casettina costruita in riva all'oceano dall'altra parte del mondo, in cui ogni inverno o quasi vado, pesco, poi si fa il pesce al vapore o alla griglia e si mangia, che è un posto, potrei parlarne in due ore insomma, ma in sostanza è un'isoletta quasi totalmente selvaggia, dove anche i profumi, tutto esaltato, il quadruplo rispetto a come lo percepiamo qua, i sapori.
E anche per questo mi formatta completamente, un posto dove si vive esclusivamente al presente, ti dimentichi tutto, capisci che le preoccupazioni in realtà grandi devono essere molto ridotte. L'altro posto più vicino, più a portata di mano è Ibiza. Quando vai a Panama non ti porti neanche il PC, te lo porti? No, mai. No, lì non si lavora. Oceano. Non si fa nulla. Si passeggia, si mangia, si nuota e si dorme, si chiacchiera, si suona la chitarra, se c'è, se capita. Per il resto basta, bello esistere. Sarebbe bello finire proprio qui l'intervista e trasferirci un attimo tutti a Panama. Vabbè, ci basta anche Ibiza. Dai, racconto di Ibiza, dai, è più vicino. Sì, Ibiza è più semplice. Beh, è più o meno... lo spirito è lo stesso. Io sono un tipo marittimo. E quindi prima posso andare al mare, meglio sto. E anche lì ho trovato un posticino dentro la natura, in mezzo alla pineta sostanzialmente. C'è questo parco naturale a Ibiza, nella punta sud dell'isola, dove vado sia a rilassarmi che a scrivere anche invece. Si sposano bene entrambe le cose, perché non è la Ibiza che segue gli stereotipi della discoteca, eccetera. È un posto molto tranquillo in realtà, dove vado tutti gli anni, quando inizia l'estate. E poi Ibiza dal punto di vista culinario è decisamente meglio di Panama. Sì? Fra l'altro sì. Perché del pesce al vapore dopo un po'... Sì, poi noi lo facciamo al vapore, a Panama friggono tutto, certo. Qualunque cosa, c'è un pentolone pieno di olio, sempre bollente, in cui viene immerso qualunque sempre cibo. Lo stesso. Quella è la tecnica, abbastanza basilare. Sì. Senti, ma se dovessimo associare delle portate a dei film o delle serie? Sì. Interessante. Allora, appetizer, come si comincia? Ah. Con cosa cominceresti? Il tuo personale... Come aprire? Sì. Beh... Anche rispetto alla tua carriera. Sì, cioè, sì, a livello sì. Dei film, dei testi che ti hanno ispirato. No, infatti, ma è una domanda importante, ci devo pensare, perché... cioè, l'antipasto ti serve per aprire il gusto, quindi... almeno per i miei gusti, quello che mi apre proprio e mi fa venire voglia di andare avanti, appunto, l'antipasto, l'aperitivo. E sono serie tipo Breaking Bad, vedersi un episodio di Breaking Bad è quello per me. Cioè ti attiva? Sì, ti mi apre. Attiva, esatto, mi sveglia. Il gusto. Vabbè, l'antipasto sono pronto per il primo. Perfetto, ci anticipi. Grande Antonio. Voilà. Siccome ho sentito parlare di Roma, sono stato fortunato perché ho voluto rifare un po' una cacio e pepe, però fatta in risotto, con del pepe di Sichuan per dargli questa nota agrumata, okay. Limoni, sempre per rimanere al sud, polvere di peperone crusco, sempre della mia Basilicata, per onorare sempre l'attore Antonio Girardi, e una polvere di rosmarino, che credo sia un abbinamento giusto. Poi il gioco cromatico la fa da sé, viene giù la bandiera italiana, quindi... E via, non è casuale, così. Diciamo. No, diciamo che non è tanto casuale. È bellissimo. Quindi sul primo del piatto io vi ho aiutato. E sei stato, guarda, con serie... un tempismo perfetto. Quindi io do la forchetta ad Alessandro di nuovo. E grazie. Antonio, noi ci tocca assaggiare. Sì. Ci tocca, così mi dite se è venuto buono oppure no. Via, come... Ho il sospetto che sarà molto buono. Tu lo sai che... Antonio è anche psicologo iscritto all'albo. Ah, in treatment. Sì, psicologo in criminale, treatment. Poi io lo dico sempre che scherzando forse sono riuscito a deviare la passione per i coltelli nella cucina e non nell'ambito criminale. Figurati, però... io che scrivo di omicidi, se devo contare la gente che ho ammazzato scrivendo avrei 20 ergastoli. Meno male che avete trovato una strada per sublimare. Esatto. Per fortuna. Buonissimo. Eccezionale. Poi noi possiamo mischiarlo. Voi potete adesso. Anche mischiarlo, sì. Io mi tengo ancora un po' di origano. Faccio un'isoletta di origano qua. Di rosmarino. Scusa. Facciamo anche rosmarino, pardon. Possiamo anche fare la tracciatura psicologica di Alessandro. Cioè, se vedi, come per sta esempio, mangiando il piatto. Sì, io sono partito da qui e anche lui da qui. Però poi lui è andato sopra. Io vario. Sì. Poi lui ha fatto questa mezzaluna. Si è fatto perché lui ha deciso che quello sarà il suo boccone di conforto, di chiusura. Esatto. Che lo tranquillizzerà e lo appagherà, e poi adesso può mischiare tutto, quindi disordinare
tutto il piatto. Esatto, cioè, grande disordine e una piccola sicurezza. Esatto, lì una sicurezza. Ok. Che è giusto che sia, che ci sia sta così per lo sceneggiatore, no? Certo. L'approdo serve sempre. L'approdo serve, no? Il tema che ma ti per guida. Il resto... E poi il resto è caos creativo, esatto, no? Ma se non c'è comunque un magnete, un posto in cui tornare, la creatività diventa caos. Esatto, puoi anche non tornarci per tanto tempo, ma ci deve essere. E quindi vedete, così non servono più corsi di scrittura o sceneggiatura, dipende da come mangiate. Da come mangiate i risotti. Invece Filippo è molto ordinato, ma adesso invece pure lui adesso ha mischiato tutto, sì. Dice così. Però di suo forse non lo avrebbe mischiato. Di suo non l'avrebbe fatto. No, forse no. Poi è bello fare anche un po' di caos, secondo me. Non ci sta. L'importante, come dicevate voi, puoi avere un focus ben preciso e un obiettivo, così alla fine anche in cucina. Poi si fa appunto fusione, come sentivo prima, del cappelletto con il crudo orientale. L'importante è che si mantenga quel focus lì, quindi che il piatto poi alla fine sia buono. Equilibrato. Ci siano quei gusti che la persona ha immaginato e che vuole ritrovare nel piatto. Anche perché, vedi, lui si ricorda dei due gusti, cioè del cappelletto e del brodo orientale. Sono stato il cappelletto, esatto, il brodo orientale con... retrogusto di vegetale, che poi messi insieme hanno fatto quell'emozione. È quello, il cibo deve darci emozione, deve emozionarci. Esatto. Antonio ci ha portato il primo, però non puoi scampare la domanda. Quindi il primo, allora, apriamo con Breaking Bad, il tuo aperitivo. Che non si sbaglia. Poi il piatto d'apertura, il primo piatto. Primo io poi lo intendo sempre come il piatto principale, quello che comunque ti soddisfa anche se non c'è niente del resto. Sei romagnolo, i cappelletti, i primi per te sono... Primo, comunque fa felicità, lì devi andare sul sicuro, devi andare su una cosa che sei sicuro che ti piace, di grande qualità se possibile, come Mad Men. Mad Men è il primo perfetto per gli sceneggiatori. Soddisfacente, c'è tutto dentro ed è abbondante anche come quantità. 7 stagioni ce n'è, sì, di primi, c'è, insomma, c'è primo, sono cene, pranzi, puoi chiedere, esatto, andare avanti ancora e non finisce. E non quindi è giusto così. Invece abbiamo il secondo, quindi come dire, il secondo. Esatto, il secondo io lo vedo più come una botta, mentre il primo è, lo immagino, lo sogno, lo desidero sempre come piatto più abbondante. Il secondo deve essere buono e più preciso, quindi un film. Ok. Tu mi parli di secondo, no, stasera sarà che ho mangiato la carne cruda prima, mi immagino proprio un filetto buono, anche una cosa semplice, però carne di grande qualità, l'equivalente cinematografico di una bella bistecca fatta perfetta, un film di Michael Mann, secondo me. Okay. Io adoro i film di genere, poi tipo Hit, La Sfida o Collateral o simili. Okay. Comunque con dei rapinatori. Con dei rapinatori, sì. Con rapine. Due grandi protagonisti. Sì. Ok, quindi anche due sapori... Sì, perfetto, buoni contro cattivi e grande regia. Senti, ma Al Pacino o De Niro per te? Io confesso che ho sempre tifato per De Niro in quel film lì. Tifato? Sì, tendo a tifare per i cattivi. Ok. Però anche Al Pacino, insomma, io adoro quel film, è nella mia top 10, quindi senti, lo cito sempre. Senti, ma funzionerebbero lo stesso? Ma sì, sono del tutto interscambiabili. Partendo, credo proprio di sì, il film avrebbe funzionato perfettamente allo stesso modo. Però così era perfetto. Sì, ma infatti... E quindi, primo, antipasto, primo, secondo, dolce. Dolce. Ok, dolce. Non lo so, io ti suggerirei una comedy. Sì. Piccola. L'esorcismo di Emily Rose. Ok. Bella. Sì, è un musical on ice. Esatto, molto allegro, romantico, divertente, col diavolo. Perfetto. No, io... Si spera che non accada dopo. Ma sai perché dici dolce? È l'ultima cosa, poi inizia la seconda parte della serata, se sei stanco puoi andare quasi già a letto e per me il dolce della serata è vedermi un bell'horror. Sono fatto così, sono strano, sempre è stato così, mi mette a posto. Quel filo di paura che mi fa andare a letto un po' guardandomi intorno è liberatoria, mentre le commedie romantiche è raro trovarne di belle in realtà. Quelle commedie romantiche il subplot diventa plot e... Sì, si incasina troppo. Lì almeno devi sconfiggere il diavolo, i demoni, c'è qualcosa di importante da combinare. Chiudiamo con un amaro e dopodiché possiamo anche salutarci. Un amaro serve? Sì. Un amaro è una commedia romantica, perfetto.
No, di storie d'amore davvero belle. Ah, no, io non ti volevo obbligare a no, parlare perché? Di una storia d'amore. Ah, no, 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 beh, io... Noi diciamo un amaro dal punto di vista proprio. Beh, bisogna variare un po', se no parlo solo di rapine, di horror, mi sento troppo monocorde io. Anche perché poi lo psicologo cuoco qua dietro... Sì, no, 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 devo bilanciare in qualche modo. Per cui io adoro qualcosa cambiato con Jack Nicholson, mi piace sempre. Ogni volta che lo rivedo passare sullo schermo mi fermo. Per me è stupenda. Quella è la chiusura vera, perfetta, in effetti, un po' di cuore. Bene, allora, non c'è chiusura migliore, direi che possiamo anche salutarci, ringraziamo tanto. Grazie tanto. A voi, grazie. Grazie. Benvenuto. Grazie. Voglio salutare anch'io. Io ho detto psicologo cuoco, volevo dire chef. No, 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 io uso il termine cuoco perché siamo in Italia e si usa il termine cuoco perché... Bisogna ridare dignità, secondo me, a questa parola. Poi per entrambe bellissime, sì. È un'altra figura, è chi è già arrivato, comanda molte persone sotto di sé, ha un ristorante ben avviato, se non un resort. Invece per me è il cuoco, perché io sono in cucina, brucio le pentole, mi scotto le mani, quindi faccio il cuoco. Bene. È stato un piacere cuoco per me eccellente, allora. Cucinare per voi. Spero vi siate divertiti, sì. Nell'assaggiare i piatti vi siano piaciuti. Grazie mille Antonio, grazie Alessandro, noi ci vediamo presto per una nuova intervista con Dinner Stories. Ciao a tutti.